È difficile. Ma alla fine gioca Amoroso o no mercoledì? No, scherzo. Secondo me gioca. Oh, almeno adesso siamo contenti, gioca Amoroso. Comunque era riportata esattamente la sua dichiarazione, sì, però ci sta che un po' si... Scusate un attimo, ma voi, specialmente voi giornalisti, perché siete così, pensate che... E parla di Cevenini, voi, ovviamente. Voi giornalisti, pensate che si vinca e si perde solo con una scelta che faccio io, di un giocatore. Siete talmente fuori strada che a volte mi viene da pensare che non pensate molto. E adesso. No, non esageriamo, nessuno ha mai pensato. Lo dico serenamente, perché avete fatto un grandire della partita di Milano, probabilmente, secondo me, sotto l'aspetto del gioco, forse la peggiore. Abbiamo giocato molto meglio con la Fiorentina, ma il risultato vi fa fare altri pensieri. Beh, se uno torna da Milano con 3 punti, cosa titola? Brutto Bologna, per fortuna sono arrivati 3 punti, insomma, dai, Daniele, lo sai anche tu. No, cioè, una partita così, arrivi a casa con la vittoria a San Siro, è normale dare, esaltare la giornata, la prestazione, il Bologna. No, io non parlo di quello, voi parlate che noi abbiamo vinto perché ha giocato quello o ha giocato l'altro. Secondo me abbiamo vinto perché ci sono andate bene determinate cose. Certo. E poi perché tutto il gruppo ha funzionato bene. Ma perché, quello è indiscutibile, però se, anche i giocatori... Ma se mi metto a disquisire con voi, non volete capire neanche quando vi spiego. Perché noi abbiamo vinto la partita... No, è la verità. Va bene, io... Chi c'è in sala? Bartolozzi? Qualcuno no, che mi aiuta? Cioè, va bene, prego. È il momento di prendere Coelho. È il momento di parlare con Coelho. Perciò, no, volevo solo che finisse il discorso. Andremo avanti così all'infinito. Perché la verità purtroppo è così. Allora, Arrigoni infatti ha detto che con l'Atalanta il Bologna aveva giocato meglio che a San Siro, perché dal tuo punto di vista tecnico ci sta, però che poi i giornali esaltino di più una vittoria a San Siro è altrettanto naturale. Allora finito. Non ho mai capito ancora, io non ho detto che non devono esaltare. Cioè, vedi quando dai un palco alto a uno che fa l'allenatore anche così? Si muove e non ti lascia l'ultima, è una signora anche. No, ma noi tra romagnoli litighiamo spesso, è normale. È quello che dovevo pensare. Esatto, però va bene così. Sei pronto a dire quello che vuoi?